A tutti noi è capitato di entrare in libreria, avvicinarsi a un libro, provare a leggere qualche pagina e ritrovarsi immediatamente catapultati in tante altre storie, storie di altri libri, personaggi che vengono fuori da altri racconti, che fa parte del nostro bagaglio culturale, di quello che abbiamo imparato nel tempo leggendo e scoprendo nuovi libri. Oggi, il romanzo che racconteremo, scritto da Domenico Dara, è proprio questo, è un libro nel libro, è un viaggio nella letteratura. E quindi io sono molto felice di presentare, il nostro ospite. Benvenuto a Domenico Dara, grazie per aver accettato il nostro invito. Benvenuto. Grazie, ciao, sì. Ciao e grazie a voi dell'invito che mi ha fatto molto piacere. Grazie, tu sai che la Basilicata ti è molto legata, ha avuto modo di apprezzarti tantissimo, conosce, i tuoi romanzi, conosce anche il tuo modo di scrivere e sai bene che i lettori sono molto appassionati a ciò che scrivi e a come lo scrivi. Questo è il tuo terzo romanzo con una copertina meravigliosa e un titolo altrettanto suggestivo che è Malinverro, che poi scopriremo durante la nostra chiacchierata e cercheremo di capire cos'è e chi è Malinverro. Però io partirei prima di tutto dal luogo in cui la storia si realizza e anche lì c'è un nome molto particolare che poi ho scoperto e ce lo racconterai tu perché poi ho scoperto leggendo le tue interviste che è il nome che tu hai dato poi è anche qualcos'altro. Il paese si chiama Timpamara. Da dove parte questo racconto e che cosa c'è all'interno di questo paese? Beh, Timpamara, io sinceramente pensavo di essere stato così bravo da aver inventato il nome di un paese, se non scoprire dopo che Timpamara era un nome per esempio di un vino, anche di una località in provincia di Messina, però nelle mie intenzioni Timpamara era un luogo inventato perché è un luogo particolare di Timpamara, è un paese in cui c'è un macero, in cui cioè i libri vanno a morire e questo fatto del macero condiziona molto la vita dei cittadini, di coloro che lavorano al macero, perché per esempio loro prendono i pezzi di giornali, di riviste, di libri, li portano a casa, li leggono e arrivano perfino a chiamare i propri figli con i nomi di questi personaggi di carta. Quindi Timpamara è chi passa per le strade di Timpamara gli sembra di essere dentro un libro parlante. In realtà è proprio questo. Questo paese nasce dalla tua penna e mi sentirei di aggiungere, nasce anche dalla tua genialità, perché l'attenzione che tu dai al libro, al valore che dai, che ha il libro, è anche l'attenzione che tu dai ai luoghi. E sono due elementi che vengono fortissimo fuori in questa storia, perché racconti la storia in un paese, la racconti in un paese che mette al centro i libri e non solo, perché quello che c'è al centro sono le storie raccontate nei libri. E questa immagine molto particolare dei fogli volanti che poi tutti gli abitanti di questo paese leggono è la metafora di qualcosa cu di cui prendersi cura, perché in realtà il messaggio forte che tu provi a dare durante la lettura è il valore che si può dare al libro, alla letteratura, però per questo io poi ci ritornerò subito dopo. Quello che ti chiedo, e parto subito da qui, emerge molto, tantissimo, il valore che tu dai alla letteratura e alle altre storie. Quanto gli altri hanno influenzato il tuo modo di scrivere e il tuo modo di scrivere le storie che racconti? Guarda, il primo narratore che mi ha influenzato è stato mio nonno. Io penso che questo venga fuori anche dalle storie che racconto, l'importanza del racconto orale, no? Delle storie che sentivo raccontare e che mi incuriosivano, che io appuntavo sin da ragazzo e che mi portavo dietro. Quindi se devo veramente pensare al mio contatto con le storie, quindi con il racconto della letteratura, penso al racconto orale, poi sono venuti dopo i libri, ma quell'abitudine, ecco, al racconto orale non è mai venuta a me. Quando scrivo proprio mi sento, non dico un cantastorie, però mi sembra di essere il nonno della situazione che racconta le storie a chi sta vicino. Timpamara era un luogo che di storie ne offre tante. Ecco. L'idea di Timpamara è stato proprio un grande omaggio alla letteratura, ma l'inverno è un omaggio alla letteratura. Era un piccolo modo con cui ringraziare e cercare, come dire, di
di dare quel tanto che ho ricevuto dai libri. Tant'è che mi sono divertito tantissimo a raccontare i libri che sono i libri della mia vita, i miei fetici letterari, da Madame Bovary a Don Chisciotte, le poesie di Ciro di Pers, per esempio, anche le poesie di Pessoa. È stato un libro, sotto questo punto di vista, divertentissimo. E fammelo dire, far incontrare Madame Bovary e Don Chisciotte penso sia stata una delle cose più belle che mi possa succedere come scrittore e come lettore. Guarda, in realtà te l'avrei chiesto un po' più avanti nella nostra chiacchierata, però a questo punto mi piace invertire la rotta e provare proprio a partire da questi altri libri per provare a tracciare un segno su questa storia. Tu hai citato Madame Bovary e Don Quixote e credo che la tua genialità risiede anche nel fatto non solo di volerli citare all'interno del tuo romanzo, ma provare a riscrivere le loro storie, perché poi la capacità di... Ultimamente tutti citano pezzi di romanzo, tutti citano poesie, i nuovi media ci hanno consentito di prendere dei trafiletti dalle varie pagine dei libri, appunto, e metterle nei nostri post. Però la capacità che tu come scrittore hai avuto è stata quella di provare a invertire le loro storie, non tanto perché non ti piacevano come erano scritte, perché poi alla fine non è questo il tuo esercizio letterario, ma provare a dare nuova dignità a questi personaggi così come tu hai fatto all'interno del romanzo. Quanto la scrittura aiuta ad avvicinare gli altri alla lettura, secondo te? Uno degli scopi che mi ero prefisso con Malinverno era appunto quello di parlare della letteratura, ma di parlarne in un certo modo. Ci sono vari modi, come dicevi tu, di parlare di libri, citandoli per esempio, o mostrando quanto si è bravi, quanti libri si sono letti. In realtà l'operazione che volevo compiere con Malinverno era proprio rendere concreta la letteratura, cioè c'è questo doppio movimento in Malinverno, c'è l'uomo che vive nei libri, appunto, sto su Malinverno, e ci sono anche i libri che vivono nella vita, perché secondo me il modo migliore per far capire la forza, per far arrivare la forza della letteratura, è far capire quanto la letteratura sia presente nella vita di ogni giorno. La letteratura non è un libro che sta fermo su uno scaffale a prendere polvere o essere così sfogliato di tanto in tanto. La letteratura è vita, la letteratura è la vita che noi viviamo ogni giorno. Ogni uomo porta dentro una storia che è la storia di un libro, se noi siamo capaci di coglierla, se noi siamo capaci di raccontarla. La scrittura è stata questa per me, è stato un modo di raccontare le storie delle persone che avevo intorno, delle persone che mi inventavo di avere intorno, perché la letteratura permette anche questo. E quindi mi piacerebbe che il messaggio che passasse sia proprio questo. Ovvio, è per alcuni versi un metaromanzo, cioè un romanzo che si nutre di altre storie, ma proprio in questa esibizione di altre storie non c'è una volontà di dire sono un bravo lettore, sono un bravo critico, c'è proprio la volontà di rendere concreta Madame Bovary, di portarla nel cimitero di Impalmare, per esempio, di rendere concreto un Maupassant, di rendere concreto tutti i vari personaggi della letteratura. Mi piacerebbe che dopo aver letto Malinverno, il lettore, mentre cammina per strada, si guarda intorno e scorge nelle persone, nei passanti che lo sfiorano, perché no, personaggi della letteratura essi stessi. Sì, questo è un esercizio che devo dire che capita spesso e forse è capitato anche a me, nel senso che poi immagini, vedi delle persone e provi ad avvicinarle a dei personaggi che ti sei costruito, perché il vantaggio e il valore della lettura è proprio questo, perché mentre la cinematografia ti restituisce già un'immagine di qualcun altro, il libro naturalmente ti consente solo di avere degli elementi per poterti costruire de dei personaggi così come li immagini tu, per cui c'è questo doppio binario della realtà e della fantasia attraverso la creatività di ognuno di noi che può ricostruire questi personaggi. Tu prima ne hai citati due, appunto Don Quixote e Madame Bovary, però adesso io arriverei al protagonista di questa storia. Il protagonista di questa storia ha già un nome molto particolare che è Astolfo, appunto, Malinverno, come il titolo del libro.
Questo personaggio ha un duplice ruolo, viene definito come bibliotecario, quindi colui che si prende cura di questo patrimonio letterario di questa città, ma allo stesso modo per un caso particolare, poi naturalmente i lettori si avvicineranno al libro, diventa anche il custode del cimitero. Quindi due ruoli completamente diversi, che però se ci pensiamo bene, e poi lo scopriremo col tempo, non sono così distanti tra di loro, perché quando analizziamo il valore che può avere la letteratura e le storie, ci rendiamo conto che si può parlare di vita e di morte all'interno dei libri e dargli un valore completamente diverso. E quindi mi chiedo, Astolfo è prima bibliotecario o è prima custode di un luogo che sembra privo di vita, ma che invece ha tantissime storie all'interno? Allora, chi leggerà il libro scoprirà che prima Astolfo era un bibliotecario, poi guardiano del cimitero. In realtà, quando l'ho pensato, ho pensato ad Astolfo prima come guardiano del cimitero e dopo bibliotecario, perché la letteratura mi serviva per affrontare con una lente un pochino più distante, con oggettività, il tema della morte, che poi è il tema intorno a cui ruota il libro. Quindi per me resta il custode del cimitero. In realtà, come dicevi tu, quello che apparentemente sembrano due mondi completamente diversi tra di loro, in realtà sono dei luoghi molto vicini. Astolfo Malinverno di giorno in giorno andrà alla ricerca delle similitudini, delle assonanze tra il mondo dei libri e il mondo dei morti. E comincerà anche lui a scrivere delle storie in base alle fotografie delle lapidi, per esempio, che per lui sono come delle copertine dei libri che nascondono altre storie. Il mondo è generatore di storie, dice Malinverno. Non spetta a noi captare queste storie e raccontarle agli altri per fare in modo che queste storie non si perdano. Anche una fotografia, come la fotografia che cambia in fondo e dà inizio al libro, rientra in questa fotografia. Per cui tutto viene visto attraverso gli occhi della letteratura, ma per ritornare alla vita, perché là il grande, secondo me, senso di questa storia. Noi non viviamo solo nella letteratura. La letteratura è una grande fonte, una dimensione straordinaria, ma lo scopo della letteratura è poi farci diventare uomini migliori, cioè riportare nella vita quello che la letteratura ci insegna. Sotto questo punto di vista, Malinverno è un bravo discepolo. Sì, sicuramente un bravo discepolo e anche secondo me, io ci aggiungerei, provo a osare, forse scherzeremo su questa cosa, oltre a essere bibliotecario e custode del cimitero, secondo me può essere anche una guida spirituale per tanti di noi, perché in realtà il suo viaggio è un viaggio sì fatto di storie, ma attraverso anche le storie degli altri. Basta immaginare che guarda una fotografia di cui non sa nulla e da lì ci ricostruisce una storia. E a proposito di fotografie, ci sono altri due elementi fondamentali all'interno del tuo romanzo, che sono due figure femminili che vengono citate. Una è naturalmente la foto dell'immagine che c'è nel cimitero da cui poi si costruisce una parte della storia, ma un'altra figura femminile importante è la figura della mamma di Astolfo. Una mamma di Astolfo, anche lei appassionata di storie, ma soprattutto appassionata di grande fantasia, perché lei le cuciva addosso agli altri le storie, cercava in qualche modo di trarre spunto da quello che vedeva. Quindi anche qui un esercizio molto importante, quello di provare ad osservare l'altro e dall'alto trarre degli elementi per poterci costruire delle storie. Mi viene da pensare che la letteratura oggi possa servire anche a questo, a fare quell'esercizio di pausa e di riflessione nei confronti dell'altro. Molto spesso siamo abituati a guardare l'altro per un istante e a definirlo, quando invece poi la letteratura ci insegna proprio questo, ci insegna il valore della lentezza, la possibilità di osservare con calma gli altri e provarci a cucire delle storie sopra. Che valore ha appunto questa parola che a me piace tantissimo, che è la lentezza, un elogio della lentezza legato alla letteratura? Guarda, Simone, tu conosci anche i miei libri precedenti, sai che sono tutti un elogio della lentezza, penso al Postino per esempio, no? A questo soffermarsi sui particolari. Una cosa che Catena dice a Malinverno, che Malinverno porterà sempre con sé, proprio questo tipo di consiglio, osserva bene la gente, perché quello che la gente è non lo dimostra mai,
ma lo nasconde nelle pieghe impercettibili del suo corpo, ed è lì che bisogna guardare per conoscere una persona. Spesso i miei personaggi sono costruiti su questa dicotomia tra quello che sembrano e quello che sono in realtà, tra quello che gli altri vedono e quello che sono. E noi vediamo quello che i personaggi sono grazie alla letteratura. E la letteratura ha questo straordinario potere di smascherare gli uomini, no? Di strappare la maschera, di far vedere cosa c'è dietro la cattiveria, cosa c'è dietro una bontà, cosa c'è dietro un gesto. Noi dobbiamo fermarci a comprendere, a cercare di capire il perché di alcune azioni, nel piccolo e nel grande. E in questo la letteratura, secondo me, è una guida spirituale straordinaria, questa capacità che ha di vedere al di là dell'apparenza. E nei miei personaggi c'è sempre questo interesse proprio al particolare, a quello che altri non vedono. Io sarò esagerato forse nella mia posizione, però dico spesso che non si è scrittori nel momento in cui si prende la penna e si comincia a scrivere o si batte sulla tastiera del computer. Si è scrittori quando si guarda il mondo in maniera diversa, proprio come faceva Catena, soffermando sui particolari e chiedendosi perché alcune cose vanno in un modo invece che in un altro. E rispondendo solo a queste due domande, inconsapevolmente stiamo già scrivendo un racconto. E raccontiamo la realtà, perché poi sono due elementi che si mettono insieme. Ci sono, come dicevamo prima, due binari, quello della fantasia e quella della realtà, che coesistono, che inevitabilmente coesistono, perché già se partiamo dall'oggetto, dal libro, sappiamo che è qualcosa di concreto, e all'interno invece c'è qualcosa che è molto più profondo, che è quell'esercizio di voler comprendere il mondo attraverso le parole. Forse questo credo sia il ruolo più importante della letteratura, provare a comprendere, aiutare gli altri a comprendere. Allora la mia domanda, quella che mi pongo sempre, che poi provo a porre anche a te, è vero che i libri ci curano, ma è altrettanto vero che noi dobbiamo avere cura dei libri, perché ultimamente si è perso questo valore, forse probabilmente sta rientrando, sta ritornando, anche se ironicamente ti dico che guardare le librerie finte dietro le spalle di tutti questi incontri online che si fanno mi dà l'idea piuttosto di qualcosa che è artefatto e che non è concreto. Forse bisognerebbe ritornare alle storie vere e a dare un valore alle storie. Non è un caso se proprio la mamma di Astolfo baratta i suoi capelli per un libro. E allora lì credo che si comprenda davvero quanto può essere importante un libro. Tu pensi che oggi siamo ancora disposti a prenderci cura dei libri? E a questo punto mi chiedo, prendersi cura dei libri significa prendersi cura di noi stessi? Allora, io dico subito che ho messo un armadio come sfondo, quindi ho inventato la libreria anche per quello, Simona. Quindi è strano che il creatore di Timpamara non abbia dei libri alle spalle, ma è così. E sai, la letteratura è tutto il contrario di tutto, penso. La letteratura svolge diversi. È come l'acqua, no? Nel senso prende la forma di quello di cui abbiamo noi bisogno. E quindi se noi abbiamo bisogno di consolazione, i libri sanno consolare, ma a volte noi non abbiamo bisogno di consolazione, i libri sanno ferire profondamente. In questi giorni si fa una polemica sulla letteratura del bene, no? Con il saggio di Sitte, la letteratura del male. Cosa fa la letteratura? La letteratura fa quello di cui il lettore ha bisogno fondamentalmente. C'è chi nei libri cerca se stesso. Io posso dire la mia esperienza personale, ovviamente, e cioè che i libri della mia vita, come per Malinverno, sono diventati i libri rispetto ai quali io sentivo un riconoscimento che prima non avevo avuto. Mi spiego. Pensavo, ma questo scrittore sta scrivendo quello che io ho pensato, prova le stesse sensazioni che io ho pensato, e quindi conoscevo meglio me stesso, ma nel conoscere meglio me stesso mi imparentavo con lo scrittore. Non ero solo io a provare certe cose, c'era qualcun altro, forse c'è una comunità che come me, questo mi faceva sentire per esempio, meno solo. Quindi i libri danno quello di cui spesso il lettore ha bisogno, non penso ci sia una regola fondamentale. Prendersi cura dei libri, come fa Malinverno, è certo, vuol dire prendersi cura anche di se stessi, ma anche degli altri. La cura è una parola che a me piace moltissimo, perché un uomo si prende cura delle persone che ama e delle
cose di cui non vuole, se, da cui non vuole separarsi, ma possiamo prenderci cura anche dei luoghi che ci stanno intorno, degli oggetti, di tutto quello che abbisogna a noi. Quindi cura è una parola bellissima, mi piace pensare che in qualche parte del mondo, ma all'inverno veramente si prende cura dei libri che sono destinati al macio, ma che lui li porta a vita nuova. Sì, cioè, sicuramente, soprattutto perché prendersi cura presuppone qualcosa che ha bisogno dell'attenzione di un altro. E quindi io penso davvero che non le persone, ma le storie hanno bisogno della nostra attenzione. Tu hai citato, cioè, ne hai citati tanti, ci sono tantissimi personaggi, tantissime opere all'interno, addirittura tu citi Proust per evidenziare con forza quanto il libro sopravviva appunto all'uomo, quindi quanto è importante che esista, che rimanga qualcosa di quello che si scrive, quindi il valore anche dello scrittore di quello che scrive. E poi c'è anche Pessoa. L'hai citato, ma in che modo l'hai citato nel tuo romanzo? L'ho citato perché l'altrove, la poesia di Pessoa, è l'ultima poesia che Malinverno recita a Ofelia e che ha un significato poi per quello che accadrà tra loro due. E allora io, concludendo con questa cosa, proprio con le parole di Pessoa, lì si incominciano a vedere le cose, esattamente lì, io lascio che i lettori e anche i telespettatori possano incominciare a vedere le cose partendo dalle parole, perché è fondamentale, e mi avvicino alla chiusura di questa bellissima chiacchierata. Questa rubrica, Domenico, sai cosa fa? Prende in prestito, poiché come visto le abbiamo citate più volte le parole, prende in prestito le parole degli scrittori. Io vorrei che tu ne donassi una a questa rubrica, per poterla fare poi nostra e raccontarla in futuro. Qual è una parola che vuoi donarci? Beh, la parola che dono io agli spettatori è miracolo. Perché il miracolo? Nei miei libri accadono spesso dei miracoli, però i miracoli che io amo e che faccio e che racconto sono miracoli laici, non i miracoli in cui la legge della fisica viene rovesciata, in cui gli oggetti si muovono, in cui. No, il miracolo che io intendo, il miracolo laico, il miracolo orizzontale, è la possibilità che una cosa rara accada. Gli appunti di meccanica celeste dicono a un certo punto: non arrenderti mai, potresti farlo un attimo prima che si compia. In realtà era un proverbio arabo per dire cosa? Per dire che quel pezzo di vita che ci manca, quel mosaico che non abbiamo ancora trovato, che noi cerchiamo ogni giorno della nostra vita, per il quale ci svegliamo ogni giorno, questa ricerca incessante, questo. Può essere sempre possibile, cioè il miracolo il giorno dopo può sempre accadere se noi continuiamo la nostra ricerca. Mi piace pensare come Astolfo che c'è nell'universo un posto in cui noi possiamo ritrovare e trovare ciò che abbiamo perso. E il miracolo penso che sia la parola che forse più di altri dà senso a questo compimento. E allora io con questa parola che è meravigliosa, che magari in questo momento avvicina anche tante persone che probabilmente si stanno arrendendo alla condizione in cui viviamo adesso, sperando nel miracolo di poterci rivedere presto dal vivo, di poterci confrontare di persona su queste bellissime tematiche, io ti ringrazio per aver accettato il nostro invito, ti ringrazio per questa bellissima chiacchierata breve, ma spero intensa. Invito tutti i nostri telespettatori spettatori e telespettatrici ad entrare nel mondo non solo di Astolfo, ma di tantissimi personaggi che sono racchiusi in queste pagine. Ti ringrazio ancora, ti saluto, saluto i telespettatori e ci vediamo per la prossima puntata di Segnalibro. Arrivederci. Grazie, buonasera.